Si può dimagrire senza fare sport? Anche se molti attribuiscono la perdita di peso all'allenamento, viene fuori che l'esercizio fisico non è indispensabile per perdere grasso corporeo. Qui Valerio, il tuo dottore nutrizionista, e oggi voglio andare ad affrontare questo argomento. Anche se può suonare contro ogni cosa che hai sentito o che noi stessi ti abbiamo detto, ti voglio ricordare che la perdita peso o la perdita di grasso dipende unicamente dal bilancio calorico. Per fortuna puoi raggiungere un bilancio calorico negativo modificando diverse componenti e diverse variabili che possono o meno includere l'allenamento. Ma andiamo a noi. Dimagrire senza attività fisica è possibile? In questo video voglio parlarti del perché l'allenamento non è fondamentale se vuoi perdere grasso e quali sono le variabili che invece sono necessarie e che devi modificare se il tuo obiettivo è perdere grasso. Che il tuo obiettivo sia mettere muscoli o eliminare grasso corporeo, sicuramente una mappa dei macros personalizzata dai nostri nutrizionisti è il punto di partenza perfetto. La trovi in descrizione. Prima di entrare nel dettaglio è importante che ti dica quali sono queste variabili legate alla perdita di peso e ovviamente alla perdita di grasso. Conoscere e capire questi principi è essenziale se vuoi davvero cambiare la tua composizione corporea senza allenarti. Con migliaia di articoli e informazioni che trovi in giro su cosa è importante e cosa non è importante, capire cosa devi sul serio fare e modificare è essenziale per raggiungere il tuo obiettivo. In cima alla lista ovviamente andiamo a mettere il bilancio energetico. Il bilancio energetico non è altro che la teoria per cui devi aggiustare le calorie che introduci, quindi che mangi, con quelle che spendi e bruci. La cosa interessante è che puoi manipolare questo aspetto in diversi modi, come ridurre l'apporto di calorie con la dieta o aumentare le calorie che bruci con l'attività fisica, oppure con una combinazione di entrambe. Manipolare il bilancio energetico con dieta e adeguata nutrizione è determinante per dare al corpo lo stimolo necessario per la perdita di grasso. Voglio darti dei punti chiave. Innanzitutto, il bilancio energetico è l'aspetto principale per la perdita di grasso. L'allenamento non è necessario per cambiare il tuo bilancio energetico. Se cerchi solo la perdita di grasso, aggiustare le calorie è sufficiente. L'allenamento ovviamente è un modo eccezionale per migliorare la composizione corporea e la forza. Inoltre, se usato in modo corretto e intelligente, un programma di allenamento può dare numerosi benefici, farti bruciare una grandissima quantità di calorie e supportare la tua perdita di grasso. Puoi sfruttare ad esempio i nostri programmi di allenamento specifico, trovi il link in descrizione. Sembra strano, ma l'allenamento non è sempre una buona soluzione se vuoi perdere grasso. Questo perché, attenzione, perché spesso le persone usano l'allenamento come scusa per mangiare di più. Troppe volte ho sentito clienti in consulenza dirmi: mi sono allenato, quindi posso ricompensarmi con una bella pizza. Oppure, visto che mi sono allenato, se mangio 2 o 3 cheeseburger non cambierà nulla. Non c'è nulla di necessariamente sbagliato con questo, ovviamente se tutto rientra nei tuoi macros. Ma se darti questi premi perché ti sei allenato può portare a pessime abitudini alimentari, e ovviamente andare a annullare la tua perdita di grasso, non va bene. Mi sono infatti accorto che il 90% delle persone che seguo o che sento o delle persone che chiedono una consulenza con me sovrastimano di molto le calorie che bruciano con l'allenamento. Spesso con la ricompensa introducono il doppio delle calorie che hanno bruciato con l'allenamento. L'allenamento può darti una falsa percezione del consumo di calorie e di ciò che hai bruciato. In questo modo potresti accidentalmente mangiare molto di più di quanto è necessario per mantenere il deficit calorico che ti serve per perdere grasso. Cosa molto peggiore, premiandoti con del cibo potresti rinforzare la cattiva abitudine di consumare cibi incredibilmente ricchi di calorie, praticamente riducendo i benefici del tuo allenamento. Più che utilizzare l'allenamento come scusa per mangiare, concentrati sul ridurre l'apporto calorico totale della dieta e poi considera di inserire o meno l'allenamento quando la perdita peso si blocca. Quindi, per fare una sintesi dei punti chiave,
di compensarsi con il cibo può portare a cattive abitudini alimentari, rischi di sovrastimare molto le calorie bruciate. Concentrati sul ridurre prima le calorie dalla dieta e poi pensa a inserire l'allenamento. Quando aggiusti il tuo bilancio energetico manipolando le calorie, stai essenzialmente togliendo calorie mentre il tuo corpo brucia le stesse quantità di calorie. In questo modo il corpo sta bruciando più calorie di quelle che introduci. Quando succede, il corpo cerca di consumare e bruciare l'energia conservata, quindi il grasso corporeo, il glicogeno ed il muscolo. Così vedi il peso corporeo scendere. Inoltre, se riduci le calorie e tieni le proteine a un livello alto, è possibile che questa perdita sia principalmente dovuta al grasso corporeo piuttosto che ai tuoi muscoli. Sfortunatamente, molte persone pensano che il dimagrimento sia solo dovuto all'allenamento. Ma come puoi vedere, la riduzione calorica si può ottenere manipolando diversi aspetti. La base? Se vuoi bruciare di più, ti basta ridurre le calorie che mangi, piuttosto che tirare a caso cercando di indovinare quante ne bruci allenandoti. Aggiustare i macros e ridurre le calorie non vuol dire fare la fame, assolutamente. I giorni in cui si pensava che dovessi solo mangiare pollo e broccoli sono per fortuna morti. Concentrarsi sul consumo di calorie e di macronutrienti piuttosto che su specifici alimenti ha riscosso successo nella comunità del fitness. Certo, questo ti ha concesso di mangiare anche torte e gelati, ma troppo spesso la gente sottovaluta l'importanza di consumare anche cibi ad alta qualità nutrizionale. Specialmente quando riduci le calorie, concentrarsi su cibi a basse calorie e densi di nutrienti come tagli di carne magra o vegetali sono un ottimo modo per ridurre le calorie e fornire al corpo tutti i nutrienti necessari. Vero che le calorie sono il fattore più importante per la perdita peso, ma i macros e la qualità dei macros sono essenziali per un'efficace riduzione delle calorie e lo stimolo della perdita di grasso. In più, concentrarsi su proteine magre e vegetali ha altri benefici dovuti al fatto che questi alimenti sono molto sazianti e quindi ti faranno sentire sazio più a lungo. Le proteine sono più lente da digerire, quindi proteine magre e di alta qualità hanno anche il grande vantaggio di farti stare sazio per più tempo. Se non stai inserendo sport per dimagrire, magari perché ti manca il tempo o le risorse, un fattore importante da considerare è il consumo di energia dovuto alle attività non sportive, il cosiddetto NEAT. Ti dicevo prima che il corpo brucia calorie anche da fermo. A questo devi aggiungere che il corpo brucia calorie anche nel resto delle attività quotidiane. Ogni azione che fai richiede al corpo energia e ti farà bruciare calorie. Camminare, lavare i piatti, fare le scale, portare la spesa sono tutte azioni che richiedono un consumo di calorie. Nel tempo si possono sommare, nel corso di una settimana possono portare a una somma davvero di un buon numero di calorie. Puoi quindi manipolare anche questi aspetti della tua vita per creare un maggiore deficit e bruciare più calorie. Un modo intelligente sarebbe sommare attività sempre più difficili nella tua routine quotidiana, dal fare una rampa di scale al farne due, eccetera, eccetera. Implementando queste strategie vedrai che sarai in grado di consumare sempre più calorie. Quindi anche se molti attribuiscono la perdita di peso al loro allenamento, la verità è che l'esercizio fisico non è necessario. La perdita peso e perdita di grasso dipendono da variabili. Tutte queste variabili contribuiscono a modificare il totale di calorie bruciate e calorie introdotte, che sono essenziali per perdere grasso. Un bilancio energetico negativo dipende da diversi fattori, su tutti la restrizione calorica. E aggiustare i macros e gli alimenti che consumi, in questo caso, può essere di grande aiuto. In generale, la perdita di grasso è assolutamente possibile senza allenamento. Devi solo sapere quali sono le variabili da modificare e come andarle a modificare.